invece sono Tiziana Beghin, sono portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, sono genovese ma alessandrina di adozione, in quanto mi muovo nel territorio alessandrino ormai da tanti anni, prima con una seconda casa e poi stabilmente ormai da oltre 10 anni. La prima cosa che vorrei dire al gruppo di Alessandria, che chiaramente conosco bene anche per la vicinanza territoriale, è grazie. Grazie a tutti i consiglieri e grazie in special modo a Michelangelo, perché prendere la decisione di candidarsi a sindaco oggi, nelle condizioni in cui troviamo il comune di Alessandria e in generale tutti gli enti locali per i problemi che conosciamo, è veramente un atto di grande coraggio, di grande maturità civica. Quindi prima grazie e poi un grande in bocca al lupo per il lavoro che vi aspetterà nei prossimi mesi, ma anche successivamente, sempre con il supporto dei cittadini, che è appunto quello che abbiamo sentito ripetere in questi minuti. È esattamente ciò che ci contraddistingue, il fatto di prendere una decisione coraggiosa, mettersi al servizio dei cittadini, ma insieme ai cittadini. Noi, come vi ha ricordato Laura, lavoriamo a tutti i livelli, in modo molto coordinato. In Europa chiaramente, apparentemente le politiche sono molto lontane, ma riusciamo sempre a trovare delle possibilità di sinergie molto interessanti e molto importanti. Lunedì scorso, per esempio, sempre tornando alla questione del Terzo Valico, ho presentato un'interrogazione prioritaria. Le interrogazioni prioritarie sono quelle che avranno una risposta certa entro 3 settimane dalla data di presentazione, proprio relativa alla questione dello smarino nel nostro territorio e non rispetto delle falde acquifere. Quindi ci aspettiamo una risposta dalla Commissione europea che tenga in considerazione il principio di precauzione che fa parte dei nostri trattati, del trattato di funzionamento dell'Unione europea. Queste sono alcune delle cose che appunto possiamo fare in sinergia, ce ne sono state molte altre, ci sono stati già degli incontri in passato riguardo alle informative sui fondi europei che non vengono utilizzati nel modo in cui in realtà dovrebbero essere utilizzati, visto che sono soldi nostri. I fondi europei non sono soldi che l'Unione Europea ci concede, sono soldi di cui noi abbiamo diritto di usufruire, essendo comunque noi tra i maggiori contributori dell'Unione Europea. Seguiranno altri incontri di questo tipo e seguirà un costante lavoro di appunto spalla a spalla per riportare, come diceva Michelangelo, questa città agli onori e alla dignità che si merita. Proprio perché non sono alessandrina, io posso dire che questa città la amo molto, trovo che abbia delle grandissime potenzialità. È un posto ideale per crescere i propri figli e quindi veramente in bocca al lupo. Noi ci aspettiamo nei prossimi 5 anni di vedere un primo tassello per una città nuovamente a misura di famiglia. Grazie, Michelangelo.